Allora, le mie faccine accese sono nate nel momento di passaggio tra la lampadina incandescenza e l'arrivo della lampadina a basso consumo. Per cui si è tanto parlato di questa lampadina a basso consumo e della morte della lampadina incandescenza, c'è stato un grandissimo dibattito per televisione, anche al Fuori Salone qualche anno fa, che ho pensato di renderle omaggio inventando dei personaggi, cioè spogliandola completamente del fattore decorativo del lampadario e di rendere lei protagonista, la vera star del lampadario stesso, per cui la lampadina nuda diventava un personaggio che appartiene a tutti i nostri immaginari collettivi, per cui c'è la diva, l'angioletto, il punk, la sposa. E per fare questo all'inizio ho utilizzato delle lampadine a basso consumo, dei globetti che tutti decantavano come praticamente di vita eterna, perché le chiamano le long life perché non avrebbero mai dovuto quasi mai morire. E ho decorato proprio il bulbo di questa lampadina. Successivamente, però, commercialmente parlando, non era facile vendere un oggetto che prima o poi sarebbe morto, se sarebbe spento. E quindi ho trovato artigianalmente la maniera di unire comunque la lampadina a basso consumo ad un globetto di vetro e quindi la gente che le acquista può semplicemente poi sostituire la lampadina. Io ho un vero amore da sempre per tutte le cose di recupero, per tutte le cose che solitamente la gente butta via oppure addirittura proprio per gli errori. Se posso fare un esempio per tutti, in questo caso è stata usata la paglietta quella per lavare i piatti, poi mi ero innamorata di questo scopone che ho trovato in un bricò e l'ho tutto pelato e ho creato i capelli del punk. Però in tutti i miei oggetti c'è sempre qualcosa di vecchio, qualcosa che qualcuno butta via. È una passione che ho preso dalla mia mamma che raccoglie sempre tutto e non butta niente, per cui per fare poi tutte queste faccine c'è stato un grandissimo impegno a carattere artigianale, quindi molto tempo per produrle, per farle, ma a livello di materiali economicamente è stata una cosa più divertente, più che dispendiosa. Io amo moltissimo lavorare da sola, però mi piacerebbe, avrei un progetto che secondo me si presta ad essere poi prodotto industrialmente e la ditta che mi piace di più di tutti si chiama Lussi Alternative.